E benvenuti su Hobbels, il mio canale sul tubo italiano per il dottor Meg. Ciao a tutti. E ritorniamo in questo endgame, presumibilmente allora, endgame. In verità dovremmo ancora fare l'ultimo step. Ne abbiamo solo fatto uno? Il pedone, il cavallo, l'alfiere, mancherebbero la regina. Non so se le facciamo insieme o se... Quindi... Vediamo. Andiamo alla rocca dell'arrocco. Ah no, la torre. Allora forse è l'ultima. In questo fausto giorno lo scontro di forza e finezza battende. Beh, solo finezza, perché forza sappiamo. No, che... vabbè, non abbiamo finito di lei. Lei, dottore, ha freddo. La torre. Ah, è vero che... adesso forse ho capito, bisogna rilanciargli addosso la roba. Aia, perché? Ah, perché ci sono anche... Ok. Ah, ci sono gli scintille sotto. Esatto, tutto qui, che razza di sciocco, ci sei rimasto comodato. Molto bene. Non l'ho rilanciata. Arrivano le scintille. Non lo riesco. Non mi dispiace. Ok, interessante il fatto che dovremmo fare delle combo sulla stessa testa, probabilmente. Io dico una cosa che non le piacerà, signor Bruno. Vada. Temo che il punto in cui, da cui colpiamo la sì. Palla... è Heavy Ball con... è felice, dottore. Non deve sbracciarsi, perlomeno. Aia! Dottore? Sì. Lei, tra l'altro, è full beat. La detta. Bravo, dottor. Ma cosa stiamo facendo? Delle nostre vite, eh? È tutto voluto. È così che giocano i campioni. Eh beh, certo. Super pro, ragazzi. Sono su Hobbels. Aggiungerei anche Super Bot e Bamba 2 turno. Ma anche un po' sì. Qui secondo me siamo andati abbastanza avanti, perché... Vale, ci so già dire. Anche se mi sa che l'unica cosa che è cambiata è che adesso c'è anche... Tira più scintille. Sarà lunga questa, ho questo sentore. Beh, dopo che sono morto io, lei in effetti non è che ha fatto tantissimo. Non vorrei sminuire il suo operato, signor Lune, ma... Allora, o stiamo uno più dietro e uno più avanti, uno beh, passa... Io sto dietro. Aia, io prendo le botte. Aia. Quindi lei fa il bugger, sostanzialmente. Non è così che si fa, ma è così che si fa il bugger? No. Niente, peccato perché... Però così potrebbe funzionare, uno di dietro, uno davanti, io sto schiacciato, lei fa il bagherone. Il bagarozzo. Sa che cosa c'è? Bisogna selezionare... Con cura le teste, dai. Sì, perché non tutte le teste, tipo questa. Due colpi, ricevuto. Dai. Vai, questa non può starci. Bravo, dottore! Che it combo! Questa! Aia, ce l'ho. Questa mi sa che dovrebbe andare da sola. Non ci credo! Di pochissimo!
dai, avevo saltato. Questa è una congiura degli illuminati. Maledetti illuminati! Merda! Niente. Peccato. Eravamo appena... Perché dopo, quando essendo in due, colpisci la metà del danno. Boh, io sto tirando un po' di roba. Ma io gliele sto portando a compimento relativamente abbastanza. Niente. Anche se sto stronzo me ne tirasse un po' più. Aia. Aia. Ma guarda te. Fanculo. Peccato perché avevamo preso velocemente un buon ritmo. E io allora forse meglio se sto indietro a fare il bugger e lei gli faccio fare le schiacciate. Aia! No! Fanculo, ce la stavo facendo! Che cazzo ho fatto? Qui è una super combo breaker. Combo breaker! Quella, perfetto, il signor Rune, vaffanculo. Il nostro dottor Meg ha deciso che tanto lui, sto gioco, gli fa cagare, però ha deciso dopo aver fatto diversi livelli, e beh, quindi... uno deve provare prima. Certo. Diciamo che... Questa è ottima perché lo prende. Tra l'altro noi giochiamo a questo muro pochi giorni dopo la vittoria dell'Italia mondiale di pallavolo, secondo me. È un caso? Io credo di no. Probabilmente no! Fanculo! Un po' più là no, che magari... arrivati alla fine della del tape del BGM. Sì. Però vede che, cioè, alla fine paradossalmente è più facile quando si arriva agli stadi avanzati, si inizia a capire dove bisogna guardare per proseguire. Per me è strano, quasi meglio da solo. Ma gliel'ho detto, non è perché si va tutto indietro e poi avanti è il ballo del, pinguino. Ecco la tecnica. Ma vaffanculo, non l'avrebbe presa, e siamo lì, battiamo male. Uno è un fire. Fase 5. No, come in fase 5? Siamo all'ultima fase. Cazzo! Quella era quella della vittoria. Merda! Sì, comunque è questione di... poco ormai, con 12 dovremmo esserci, credo. Quattro già fatti. 5. Dai, non ci credo. Vita che è andata.
che ha deciso che questa non è quella buona. 7. Vado io. Vale. Schiato. 10, 11, 12 e andale. Ho fatto schifo all'inizio, ma Dottor poi... Mag Delivery in questo caso. La... Ho passato due volte, secondo me ho perso 5 vite. Perso no, 4. Per questa valente vittoria conferisco ricchezze a dismisura. Spiloccia. E ora congedatevi orsù. E direi, dottore, che qui ci fermiamo. Faremo un'altra sfida, direi, nel prossimo episodio. E noi speriamo nel frattempo che il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a commentare e scrivere se ancora non l'avete fatto. A fare come sempre tanto 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 all'amore. A seguire altre serie? Allora, io direi una serie che probabilmente è stata forse un po' discriminata dal signor Bune, ovvero Evoland. Non so a che cosa si riferisca. E fate come sempre tanto 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 all'amore. Ricordate di prendere buoni voti a scuola come al lavoro. Date un bacio anche voi due. E noi ci rivediamo sempre soltanto su Vabbè, signor canale su YouTube italiano. Ciao! Obelix, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè,